Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Ciao ragazzi, come avete visto nei primi secondi di questo video, oggi vediamo come realizzare il tipico effetto dei titoli di testa del film di Guy Ritchie, Rock and Roll. Per realizzare questo effetto utilizzeremo After Effects. Come potete vedere io ho già importato la clip sulla quale realizzare l'effetto. Ci posizioniamo allora con il cursore nel punto esatto nel quale vogliamo che l'effetto inizi. Ecco, per esempio qui clicchiamo modifica duplica, quindi duplichiamo la traccia, la tagliamo fino al punto nel quale vogliamo che inizi l'effetto. Clicchiamo col tasto destro e selezioniamo precomposizione, diamo ok. Facciamo doppio clic sulla composizione che si è appena creata. Per prima cosa facciamo clic col tasto destro sul cursore, selezioniamo tempo e blocca fotogramma. Dopodiché, con lo strumento penna, mascheriamo il nostro soggetto. Ecco, qui non bisogna essere troppo precisi, quindi non perdete troppo tempo in questa operazione. Fatto questo, andiamo nel pannello effetti e cerchiamo gli effetti curve e soglia. Qui sta a voi poi, a seconda dell'immagine che avete, giocare un po' con i valori per ottenere l'effetto desiderato. Dopodiché cerchiamo l'effetto tratto. Selezioniamo come dimensione pennello più o meno 5, poi vedete voi i valori che preferite. E come ultimo effetto cerchiamo genera ombra esterna. Come colore io opto per il bianco. E qui anche giocando col valore della distanza e dell'angolo dell'ombra possiamo posizionarla dove più preferiamo. Fatto questo, importiamo nella composizione lo sfondo per il nostro soggetto. In questo caso ho optato per una texture trovata su internet. E anche a questa texture applichiamo l'effetto soglia. A questo punto andiamo a creare un nuovo oggetto tinta unita di colore grigio e lo andiamo a posizionare sullo sfondo di tutti gli altri elementi. Dopodiché possiamo giocare con l'opacità della texture per far risaltare ancora di più il nostro soggetto. A questo punto ragazzi possiamo anche aggiungere del testo, io aggiungo naturalmente il mio nome e poi andando a creare un altro livello tinta unita possiamo anche, perché no, sottolineare il nostro testo. Fatto questo, possiamo andare ad animare il nostro soggetto giocando con i keyframe, come penso tutti sappiate. A questo punto, se vogliamo, possiamo anche animare tutti gli altri elementi. Non facciamo altro che creare un nuovo oggetto nullo. Andiamo a selezionare tutti gli elementi sottostanti e li colleghiamo all'oggetto appena creato. Adesso non ci resta altro che animare questo oggetto, giocando con i valori di posizione, rotazione, scala, come meglio preferiamo. Aggiungiamo la musica del film e siamo praticamente giunti alla fine. Ecco il risultato finale. Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Bene ragazzi, questo tutorial si conclude qui. Come potete vedere è molto semplice. Se ce l'ho fatta io, che non sono un grande smanettone di questo programma, ce la può fare chiunque. Io spero che questo tutorial sia stato interessante. Se ne volete altri, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ragazzi, ancora una volta grazie della visione e ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!